Sì, a me già dispiace che lei come direttore sanitario di turno non lo sappia. Allora sì, è cambiato l'appalto della mensa, i lavoratori sono rimasti davanti il posto di lavoro perché in realtà non sono stati assorbiti formalmente, è arrivata nuova gente a lavorare presso l'ospedale. Volevamo sapere se questa gente era stata comunicata, se l'ospedale è responsabile dell'entrata di nuove persone anche a guidare i vostri mezzi, se i mezzi sono coperti da assicurazione e perché il servizio si è come dire, riversato sulle persone che sono ricoverate in reparto. Naturalmente so già che lei non mi potrà rispondere a queste domande, però noi siamo qui. Allora guardi io ho già la ringrazio per dirmi questo, se lei può programmare già un incontro tra una delegazione. Mi scusi, intanto con chi parlo? Perfetto, io mi ero presentata prima, pensavo che la signora che mi presentava gliel'avesse detto. No, guardi, ok. Il centralino non c'entra niente. Ok, le spiego, io sono Maricetta Tirrito e sono il presidente del laboratorio per la tutela. Maricetta Tirrito con la T di Torino e sono il presidente del laboratorio Una Donna per la tutela dei diritti dei deboli. I lavoratori e alcuni pazienti si sono rivolti a noi già stamattina, quindi c'è una situazione di crisi reale. Non so se domani sa che c'è una manifestazione molto grande già organizzata dai lavoratori qui davanti all'ospedale. Noi vorremmo avere un dialogo diretto con l'ospedale, con l'amministrazione dell'ospedale, per evitare ogni tipo di conseguenza di questo stato dei fatti. Anche perché abbiamo già rilevato, mi perdoni, finisco e poi mi dice, abbiamo già rilevato tutta una serie di responsabilità dirette dell'ospedale che dovrebbe un attimo vigilare su quello che succede verso i reparti e nelle strade interne. Ok, senta, il problema, allora, fino adesso a me non mi è stato segnalato nessun disservizio che interessi gli stamenti malati. Per quanto riguarda, però, se lei mi dice che ha avuto delle segnalazioni, sì, saranno sicuramente state. Allora, per quanto riguarda gli aspetti relativi al cambio dell'appalto, ai contratti e via dicendo, io sinceramente, voglio dire, non ho... non saprei oggi dove andarle a prendere niente, e non sono io la sua controparte. No, no, ma io guardi, io la capisco perfettamente, però volevo che l'amministrazione che oggi, purtroppo mi dispiace per lei, è rappresentata da lei, fosse al corrente del fatto che ci sono persone che molto probabilmente, comprendo da quello che lei mi dice, non sono state segnalate all'ospedale, che stanno girando per l'ospedale a consegnare pasti con i vostri mezzi, e a questo punto ci chiediamo se sono autorizzati a fare questo, se hanno tutte le discipline, anche HCCP, autorizzazioni a portare i mezzi, cioè tutta una serie di cose, perché sono persone assolutamente ex novo all'interno degli organismi ospedalieri. Capisce che le voglio dire? Ok. Voglio dire, è stato un cambio, io non ho seguito perché mi occupo di un altro settore, sì, e quando rispondo, sono di guardia, mi occupo di situazioni relative a urgenze che riguardano i malati o di tipo organizzativo, sì, nel senso che sulle camere operatorie, sulle cose, gli accertamenti in corte, tutte queste cose qua. Sinceramente io il contratto non mi so dire quali, certo, sono le differenze, perché oltretutto se ne occupa anche un altro settore che oggi non è reperibile, che voglio dire invece domani sarà disposto, anzi insomma dovrà darmi tutte le spiegazioni possibili e immaginabili, quindi io credo che no, no, io guardi, sicuramente non mi aspettavo che lei avesse una bacchetta magica e risolvesse il problema. Semplicemente mi premeva comprendere se l'amministrazione era informata di quello che stava succedendo al suo interno. Non è informata, però domani ci sta il settore igiene, soprattutto dal settore provveditorato. Mi perdoni, ma è un caso che questo avvenga di domenica, quando tutto l'apparato che dovrebbe vigilare non c'è?
Oppure sarebbe stato più corretto da parte dell'amministrazione, avendo un cambio di questa importanza che si arriva anche sulla salute delle persone che sono ricoverate? Perché io le ricordo che all'interno delle vostre cucine non a norma avviene anche lo sporzionamento, quindi magari fatto da persone non idonee, in quanto per la prima volta all'interno dell'ospedale sarebbe un problema. Sì, e infatti mi chiedevo, visto che non hanno fatto lavorare i lavoratori che da sempre gestiscono questo servizio, che si sono ritrovati lasciati fuori dalla porta, abbiamo contezza di chi sta lavorando e chi sta toccando il cibo delle persone ricoverate in questo momento? Avete avuto la premura di accertarvi che le persone che venivano messe al posto dei lavoratori fossero persone idonee? C'è tutto un settore competente che però non afferisce Sì, sì, no, questo io l'ho capito. Ma la mia domanda è, visto che mi immagino che un'amministrazione così attenta sappia che un appalto scade di domenica e rinizia di domenica, mi stupisce che non ci sia quantomeno un servizio di controllo che l'appalto venga gestito in maniera corretta. Essendo una cosa importantissima quella del vitto, o no? Sì, ho capito, però voglio dire... mi informerò, sentirò quali sono le problematiche che stanno venendo fuori. Le dico, per tutti gli aspetti contrattuali io non le posso dare nessuna risposta. A me mi interessa, voglio dire, che il cibo arrivi A noi guardi, altrettanto di lei ci interessa che il cibo arrivi ai malati, ma arrivi in maniera sana, igienica e gestita nelle maniere opportune, dato che sicuramente tratterete particolari patologie. Perché qualcosa ci dice che c'è qualcosa che non va, visto che all'improvviso i lavoratori sono lasciati fuori dalla porta senza nessuna comunicazione, a lavorare al posto loro, sui mezzi loro e dentro il loro posto di lavoro c'è altra gente sconosciuta all'ospedale. Qualcosa ci dice che c'è qualcosa che non va. Capisce? Quindi ci aspettiamo da un'amministrazione importante come il San Camillo che vigilasse su questo. Ok. Perché voglio dire, io ho i miei sensori che vigileranno su questo e li attiverò immediatamente. La ringrazio. Guardi, ci vedremo domani mattina sicuramente, perché... Perfetto. Poi vieni qua. Perfetto. Guardi, noi saremmo prontissimi a chiamare, ad essere anche presenti sul posto domani, quindi questo senza ombra di dubbio. La ringrazio per la sua disponibilità. Lei è la dottoressa? Dottoressa? Pronto? Pronto?